Lasciare
pace sia con voi. E con il tuo spirito. Un saluto al fratello vescovo Andrea, che ringrazio molto per questa opportunità che mi offri. Ordine di questi egeri, un caro saluto padre Ferdinando, grazie per l'invito, a tutti i frati della provincia, i sacerdoti, gli amici presenti, poi i fratelli sorelle. L'amore di Dio, l'amore di Dio. Siamo immersi nell'amore di Dio. Noi stiamo per vedere con i nostri occhi che cosa può fare l'amore di Dio. E riempie e fa nuove. Sua fedeltà per noi. Poi, e sì, Ignazio, Lorenzo e Carlo, siete testimoni. Verità e la sua misericordia. E attraversando questa assemblea che è una memoria viva della vostra storia, sta fedeltà, do quale Dio ha accompagnato il vostro cammino e portarci attorno a questo altare per la celebrazione eucaristica. Quale state per diventare suoi ministri. Ogni ordinazione avviene sempre nel grembo della Vergine Maria. Berino de Montfort dice che il grembo della Vergine è la cattedrale nella quale il Verbo incarnato viene consacrato sacerdote. Sì, e noi piace sentire che in questo momento, perché così è, tutti noi siamo nel grembo di Maria, Gine fatta Chiesa, l'unico luogo nel quale si può formare il corpo di Cristo. Percorso di crescita e di pienezza, di quale tutti noi siamo, e oggi per voi, cari fratelli, si compie in modo particolare. Io dedico il grembo delle vostre mamme, cuore dei vostri papà. Insieme a voi contemplano ricordi di Dio, l'adoro, il mistero. E questa misericordia che vogliamo invocare noi per essere meno indegni di fare a questi santi misteri. Esso a Dio si potente, a voi potente, cuore, cuore, Gesù, è mia colpa, grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, grande, santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Io onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare l'eco all'unzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito d'armuto, canto di lode invece di un cuore messo. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Parola di Dio. Preparare i fratelli, compiere il ministero.
scopo di edificare il corpo di Cristo, che arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a giungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore e osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto questo perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Aleluya, aleluya, aleluya.
diventino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Fra Ignazio Farasi. Fra Lorenzo Del Bene. Fra Carlo Benigni. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Sei certo che ne siano degni? Abbiamo accolto questi nostri fratelli come un dono del Signore da parte delle comunità ecclesiali di provenienza. Fra Ignazio viene dalla comunità di Barrafranca, Sicilia. Fra Lorenzo viene dalla comunità di Pesaro, la parrocchia dei Case Bruciate. Fra Carlo viene dalla comunità di San Benedetto del Tronto, la parrocchia di San Benedetto Martire. Sono stati accompagnati dalle loro